E sì, non sembra il solito episodio, vero? Sono cambiato un po' di cose, un po' troppe cose. Avevo detto, dato che deve essere un walkthrough, che deve essere anche ignorante, lo faremo tutto con lo spadone, e ho trovato questo spadone qui. Dove l'ho trovato? Lo scorso episodio me l'ha mandato nel cestino. La PS4 ha detto, no, non lo fai. E l'ha buttato nel cestino da solo, quindi ora devo farvi un riassunto velocissimo di quello che ho fatto. Qui c'era Leonard che mi ha detto, mi ha dato una chiave, vai a uccidere questo spettro scuro e bla 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 bla. Non lo fa, non l'ho fatto, tranquilli. Lo facciamo nel prossimo, perché questo qua deve essere rapidissimo. Rapido, rapido, rapido. Lì dovrebbe esserci qualcuno, ma non c'è, non lo so. Poi è venuto fuori Aegon di Karim, quello là con il martello gigante, con vicino alla cella di quella lì, come si chiama? Quella là sdraiata. E mi ha detto, ah bravo, tieniti cura di lei, bla 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 bla, via. È scappato. E poi non lo so, l'altro scorso episodio l'avevo fatto tutto con questo. Sì, questo qui, però ho detto no, dai, è un po' troppo surreale. Quindi usiamo lo spadone, questo spadone qui. Non è cattivo, anzi, dai, andiamo veloce, veloce, veloce. Questo scudo che ho detto sulla schiena non mi serve a niente. Sì e no per i perri, ma solo perché velocizza il recupero dell'energia, punto. Andiamo, veloci, veloci, veloci. Trovavamo in questo foro la tomba dimenticata. Siamo andati giù di qua, che abbiamo trovato la buona, beneditissima area segreta. Perché niente, no, niente. La guarda in te. Oh, guardate che bello, una grotta sotterranea. Guarda, ci farei volentieri le vacanze d'estate. L'unico problema è che sarebbe un vero forno. L'acqua, no, non è ardente, non ti fa danno. L'altra cosa bella è che lì c'è una balestra gigante che spara. Esatto. Non spara ombrelloni come gli altri, spara scogli direttamente. Siamo andati di qua, rapidi, lì ci sono dei granchi che sembrano avere le braccia. Non fino qua, tutti sembrano che abbiano le braccia. Via, 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 veloce, veloce, veloce. Qua dentro c'era... Devo farvi vedere tutto? Vabbè, vi faccio vedere tutto. Qua c'erano due lucertole di cristallo che mi hanno dato tantissima fortuna, veloce. Fortuna che recupero dell'energia, fortuna. Altrimenti col cavolo che riusciremo a fare... Voglio fare anche un po' di lore, dato per cambiare, Qui. Oh, qui c'era Ores il Muto. Avete presente quello lì che non parlava mai insieme ad Anri? Bene. Era ostile. E ho dovuto ucciderlo. Mi ha droppato... Dov'è? Veloce. Eccolo qua. Scudo di Yeowlin. Non ho ancora letto. Scudo di metallo forgiato dal grande fabbro Yeowlin. Nato da un acciaio raro, offre un elevato assorbimento di molti tipi di danno. Dicono che è un ottimo Perry, perché se uno scudo piccolo anche protegge notevolmente, relativamente ottimo per essere uno scudo piccolo, e dicono che è anche buono per i Perry, quindi solo che se non mi dà l'altro recupero di energia io col cavolo che lo prendo. Sì, ora il Muto è diventato ostile probabilmente perché è anche diventato vacuo, vuoto, come che cavolo che di solito capita ai non morti. Di solito quello di un verme gigante, devo ancora capire cos'è, però è ostile, quindi dobbiamo scappare. Sì, è anche comprensibile, perché ricordate che Henry vi ci aveva detto che basta, però devo andare a sto dannato palò, fammi fare almeno un po' di lore, vogliono capire anche loro. Dato che erano insieme, poi dato una trappola, sono separati, ma conoscendo il passato di Horas credo che non sia da stupirci. Come ben sapete, Horas è uno dei due bambini che sono riusciti a scappare alla fame di Aldrich, il divoratore degli dèi. L'altro bambino, non so ancora chi sia, mi è sconosciuto, ma mi sa che lo capiremo insieme. Qui c'è un altro falò. Sì, lo capiremo insieme. E secondo me, stando con Anri, poteva contenere ancora quel... appunto, è muto per via di quello shock che ha subito quando era ancora bambino. Stando con Anri mi sembra che abbia riuscito a contenere questo shock, ma dato che sono separati ed è rimasto completamente solo in mezzo a nulla qua, e credo che sia diventato vuoto e quindi impazzito. E beh, peccato, un vero peccato. Questi sono i piromanti gru, che gru, non gru gli uccelli. Quindi vi ricordate quelli ai dov'è il forte di Faron, vi ricordate? Vieni fuori da quella colonna tu. Quelli lì. Cavolo, mi ha sentito. Quelli lì, i gru, che secondo la lore sono degli ex guardiani di sono dei non guardiani, sono dei membri della legione di non morti, che dato che il forte di Faron è vicino alle catacombe di cavolo, scusa, lì c'era una scheggia di non morto.
So che è un po' incasinato, ma devo farlo veloce sto riassunto. Questi sono dei soli. Dicevo, erano degli ex membri della Legione dei Non Morti. Dato che nelle catacombe di Karthus è stato, cioè è emerso l'abisso, i guardiani di Faro si sono subito precipitati lì. Ma ormai, dato che c'era anche Wolnir, che è un conquistatore, vi spiegherò tutto quando ci arriveremo, e un'altra Pantegana. Ah no, qua non ci sono stato, scusate. Oh sì, no, 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 no. Meglio così. Dato che Wolnir, il conquistatore, è già riuscito a sconfiggere gran parte, ad assorbire gran parte della popolazione di Karthus, sì, della popolazione di Karthus, il resto è stato distrutto dall'abisso e dai guardiani di Faro, che di solito loro, per evitare che l'abisso conquisti tutto, distruggono la popolazione. Metodi estremi ma efficaci. Questo qua è un passaggio segreto, E lì vedete un cavaliere nero che combatte un gru. Sapete benissimo cosa devono fare i cavalieri neri. Non ammazzar me! Mi ha ucciso! Mentre dovremmo, vi spiego di nuovo la lore perché mi sa che ci metterò un po' per spiegarla, dicevo. Sì, dato che Wolnir aveva già assorbito gran parte della popolazione, il resto è stato dato dai guardi e dalla legione dei monomorti, l'abisso ha trovato. Cioè, ci ha fatto un capolavoro lì. Infatti, guardi, non sono riusciti a fermare l'abisso. Devo andare di qua. Non sono riusciti a fermarlo. È riuscito addirittura. Il forte di Faron è diventato una palude. Come avete visto, ma gran parte della legione dei non morti è diventata i gru, cioè quegli esseri lì strani. Qui invece, solo qui troviamo i piromanti, ma non è un caso, perché infatti l'ago ardente c'è il caos, i demoni, o almeno quel che ci resta. Ma maledetti voi due! Attaccate, attacca lui, attacca lui! Bravo, bravo, bravo Cagnetto! Bravo! Grazie! Dicevo, qui, esattamente qui, ho trovato la spada del Cavaliere Nero. Non è un caso, perché qua, dato che sono i demoni, quindi tutta la piromanzia, o quel che ne resta, della strega di Izalith e i demoni e quel che c'era, incluse quelle statue lì che sembra che fluttino, mi trovo davvero meglio con lo spadone! Scusate, non volevo morire di nuovo, mi sono messo a urlare. Tac, potentissimo. Dove sono arrivato? Sì, ci sono i demoni, non è un caso. L'unico intoppo che trovo è che questi piromanti qui possono usare addirittura i creare un proprio sole. Come posso spiegare? Vedete che c'erano dei soli in aria che ti sparavano le palle di fuoco? Questa piromanzia riusciamo a trovarla solo nelle DLC di Ashe di Cenere di Ariandel. Dal piromante Dunnell, che secondo la storia lui è impazzito dopo che gli è morta la moglie ed è diventato un cavaliere folle. Cioè, no, non un cavaliere folle, come. Sì, un cavaliere folle che vagava per le terre e uccideva. Secondo me, lui. No, qui mi sembra basta. Basta così. No, 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 non è basta così. C'è qualcos'altro qua. Sì, che. Mi sembra che sia passato anche per di qua e abbia, non credo, forse molto probabilmente, dato che è un piromante, credo che sia passato di qua anche lui. Perché non è mai finita di imparare le piromanzie. Quindi credo, prima di impazzire, credo che sia passato di qua e abbia insegnato le sue piromanzie a questi, ai, sì, qua, come dire, a questi esseri qua. Ma non credo, credo più che abbia dimenticato il sottomo della piromanzia e loro l'abbiano imparato di suo seguito. Lì c'era una brace, inutile, inutile. E qua sopra c'è l'ennesimo falò. Di là non ci vado perché tanto è quasi un'area, sì, no, lì non c'è niente di importante. Però se volete fare un viaggio andateci. Questo qua è un passaggio segreto. Di là c'è una scheggia di Estus. Mi hai seguito? Ah, però che bravo che sei. Che stavo dicendo? Ah, Dunnel, giusto, giusto, giusto. Che aveva insegnato la sua piromanzia a questi qua. Almeno
A meno che loro le abbiano imparate, ma non credo di sua spontanea volontà. O almeno così penso. Ma meglio tornarcene. È meglio che sì, torniamo giù, che rifacciamo tutto, tutto il giro, sì, sarà un po' lungo, ma ne vale la pena. È la parte giusta? Sì, è la parte giusta. Tanto che qua vedo dei grumorti. Sì, decisamente la parte giusta. Potrebbe essere un po' incasinante, lo so, è infatti lo è. Non avete tutti i to. Ah, sì, siamo qua, siamo qua, siamo qua. Ne vedo i soli soldi che piovono da sopra. Qua c'è. C'è un topo. No, vi siete persi la kill, che peccato. Ah, beh, se era semplicemente un topo. Niente di cui preoccuparsi. E qua invece? Ma secondo te io ci casco? Secondo te io ci casco, veramente? Non so più che loro farmi, mi sembra che ho finito le cose, non so. Anche per me è un caso che il lago ardente sia proprio sotto le catacombe di Karthus che sono invase dall'abisso. Proprio non mi sembra un caso. Infatti. Qua, non vi spoilerò il boss perché sennò è arrivato in casa mia con i forconi. Giù di qua. No, mi sa che ho sbagliato. Vabbè, potevo usare anche l'altro. E qua c'è un topo gigante. Male mi hai fatto, eh. Sì, continuo con lo spadone. È decisamente più facile. No, non l'avrei mai detto. È decisamente più. Ah, perché non fa la spazzata? Wow. Ah, benissimo. Attaccami anche tu. I topi, non c'è una lore per i topi perché non credo ci sia. Di là non ci vado, di qua. Adesso non ci vado, nel senso. Prima voglio vedere. Ah no, era di qua il passaggio. Aiuto. Ah no, sì, questa qua è la via giusta. Il passaggio invece. Lì, ma dal fuoco non ci vado perché non sono pazzo. Non ci vado. Il passaggio segreto era qui. Se non sbaglio, via. Ah no, questo qua è un passaggio segreto fondamentale. Questo essere è quello che resta di Tomo Piromozia di quella. Infatti, è quello che rimane di quell'ana. Ossia una ottima strega. Un ottimo piromante. Io lì non ci vado. Ci sono. O forse sì. Non sono così. Vediamo un po'. Piglio la rossa. Se resisto, vado. Ah, non ci vado, non ci vado. Sto scritta. Vado. No. Cosa che ho detto? Cos'è che ho detto? Che ci andavo? La prossima volta correggetemi. Sto buttando bracci, che è una meraviglia. No, sul serio. Lo scorso episodio ho buttato tipo 6 bracci, ma solo in quell'episodio. Questo qui posso capirlo perché sto per metà cazzeggiando. Perché devo rispiegarvi tutta la lore, quindi. No, non proprio la lore l'ho fatta io. Devo farvi vedere dove sono arrivato e quindi dovete cercare anche voi di assimilare un pochino. E io devo riassumere. Comunque, il riassunto è finito, ora si va avanti. Avanti. O almeno completo quello che ho mancato. Perché ho mancato un po' di zone. Questa, per esempio, l'ho mancata. Con tutti questi topi. Finiti? Col cavolo. Lì ci siamo già. Ha fatto un verso doppio, divertente. Se non rido vuol dire che non è divertente. Allora non serve che ridiate. Non sono tipo le risate nelle sitcom che sono, oltre che essere irritanti, non fanno ridere. E l'ennesimo topo. Non so più cosa dire. Stavo pensando, dai, che gli faccio una lore che dura sì e no tutto l'episodio di più. Ah! Ah, non me ne ero accorto. Questo è? Frammento. Grazie. Aiuto! Due muri di fila. Proprio davvero. Questo qua è il bastone. Lo sapevo. Vediamo un po'. Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Ah, giusto! Nel lago dove c'era il verme lì vicino. Ho trovato anche lo scudo del desiderio. Perfetto. Scudo di un antico. Scudo di un antico. Ho sentito un rumore che non mi è piaciuto. Scudo di un antico re consumato da una brama insaziabile e inadatto a comandare. La bramosia residua del re arde ancora in questo scudo, che aumenta la quantità di anime ricevute dai nemici sconfitti.
Infatti, dopo vi spiego, adesso voglio vedere la lore sul bastone di Izalith. Izalith, eccolo qua. Antico catalizzatore utilizzato in tempi molto remoti dalla strega di... Hanno... Morire nei modi più stupidi. Uno. Però è morto bene, eh. Bella statua. Qua posso farlo in pace finalmente. Controlliamo. Dicevo. Dove è andato? L'ho perso ancora. Eccolo qui. Utilizzato in tempi molto remoti dalla strega di Izalith e dalle sue figlie. Alla nascita della fiamma del caos, le streghe divennero in parte anche sciamani. Beh, in effetti. E stregoneri danzate con questo bastone che predilige la magia oscura dipendono anche dalla fede. Ah, interessante. Quindi non è nata solo la piromanzia, ma anche in parte stregoneria e magia oscura. Ma penso anche la fiamma nera. In quanto alla lore sullo scudo dei desideri, infatti, come potete già la serie è incompleta. Devo finire anche quella lì, lo so, di Dark Souls 2. Infatti mi sta tornando la voce. E basta spararmi queste palle però, eh. Devo. Mi sta tornando voglia di Dark Souls 2. Può essere legnoso, finché volete, meccanico, ma è un po' scarso di lore, ma va bene, è stato il mio primo Dark Souls e lo amo come può essere. Dicevo, infatti, come avete potuto capire, Vendrick di per sé non è. Secondo me, non è proprio lui bramoso di potere. Per me è stata Nashandra che, essendo stata nata da un frammento dell'anima del padre dell'abisso, ha voluto corrompere di sua volontà Vendrick per attaccare i giganti e dunque conquistare anche il trono del desiderio. Cosa che non sono riusciti a conquistare, perché mancava un oggetto fondamentale, che capirete più avanti. Quando Vendrick, dopo tanto tempo da quel momento, Vendrick è riuscito a forgiare un impero degno di questo nome. Quando però ha scoperto, no, dopo i primi sospetti della sua guardia reale, ha due guardie reali lui, Raime e Belstad. Belstad era più da parte del re, Raime era più sospettoso. Infatti, Raime si era accorto della natura di Nashandra. Ti prego, no, no, questa volta no, eh. No. Volevi. Si era accorto della natura di Nashandra. E cercava in tutti i modi di convincere il re. L'unico problema è che neanche Vestat te li credeva. E quindi c'è stato un duello per decidere chi aveva ragione. Come potete intuire, Vestat ha vinto e quindi Raim è stato marchiato come traditore e cacciato da Dranglake. Dopo i primi sospetti, anche Vendrick ha cominciato a sospettare di Nashandra. Quando è riuscito a capirlo, era probabilmente troppo tardi. Nashandra aveva preso troppo potere, quindi l'unica cosa che ha potuto fare è stata nascondersi e fuggire. E anche Vestad l'ha seguito. Il regno, dunque debole, è stato riattaccato dai giganti per vendetta e è durato per decenni, forse centinaia d'anni. E i giganti sono riusciti a saccheggiare di nuovo Dranglake. Quello che più ne ha fatti arrabbiare i giganti è stato non tanto il saccheggio delle terre, ma più che altro per il trono del desiderio che hanno rubato. Quello è qualcosa di che ha un potere quasi illimitato, il trono del desiderio. Infatti, per aprire il trono del desiderio c'era la necessità della fratellanza dei giganti. Cosa che a Nashandra e Vendrick mancava. Questa qua mi sembra una zona un po'. Qua tutti sti buchi qua mi ricordano niente. Non so, sembra quasi un nido, ma non so di cosa. Forse di quegli esseri lì? Si stavo dicendo, infatti il regno. Dopo Nashandra, infatti, dato che se n'è andato sia Vendrick sia Vestat, il regno è quasi rovina. Nashandra è riuscita a. Non c'è? Ah, pensavi che me ne fossi dimenticato di te. Dicevo, infatti, Nashandra è riuscita a porre la maledizione su Drangleic, che ha colpito tutti. Tutti. E i primi a essere colpiti sono stati i non morti. No! Qui ho rischiato in una maniera. Non è così facile usarlo a due mani. Non è per niente facile. Ma come potete intuire, Tsorig
assomiglia, no, è uguale, identico, identico, forse a parte lo spadone della nebbia, è quasi perfettamente identico a... Mi ha shottato! Oh mio Dio, ma cos'è? Questa serie sta andando a scatafascio. Non sono propriamente sicuro di quello che avevo detto, non so. Non so se prima hanno attaccato i giganti e dopo che il regno si è indebolito parecchio e Nashandra ha potuto prendere potere, Vendrix se ne è andato. Oppure i giganti, sfruttando il fatto che Vendrix se ne sia andato, hanno attaccato Drangleic. Ma penso sia stata più la prima, perché avevo visto su un'armatura in parecchio. No, 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 no. Un'armatura in particolare, quella di Sian, per chi volesse. E diceva che cavolo, dice, io me ne sto qua per un po', ciao. Diceva che sì, quell'armatura è stata forgiata apposta per Sian, che è stato incaricato di guidare l'avanguardia contro i giganti. Il problema è che è stato brutalmente ucciso. E dunque il re ha deciso di forgiare delle coppie per i cavalieri più meritevoli. Il problema è che i cavalieri più meritevoli che hanno ricevuto questa armatura sono finiti per impazzire. E difatti troviamo molti, molti cavalieri con quelle armature che ci attaccheranno a vista. Motivo? Chiedeteglielo. Ma maledetta la vostra, vi maledico io che è più forte della vostra, la maledizione, eh? È un ma veramente un walkthrough ignorante con tanto di lore, con tanto di... Guardate qua, avete mai visto uno che va in giro con lo spadone? E basta, senza scudo, no, sì, scudo sì, ma solo per... Io adesso vado da Sorg, giuro che gli prendo schiaffi. Possiamo completare la lore? Sì, Tarkus assomiglia moltissimo... No, Sorg assomiglia moltissimo a Tarkus. Forse l'unico particolare che cambia è lo spadone della nebbia che hai in mano. Vi spiego dopo lo spadone della nebbia, vi spiego dopo, con calma. Oh, non se l'è dimenticato, eh? No, no che non se l'è dimenticato. Ma non attaccatelo quando lo scudo. O almeno così spero. Ora poca stamina! Para, para. No, lui deve pa... non io. Quando vedete che fa due colpi o addirittura tre... Che cavolo. Quando vedete che fa due colpi o tre addirittura... E se ho detto due colpi o addirittura... Dai che adesso ho pochissima stamina. Lui intendo. No, maledetto. Ah, forse perché gli scudi sono tanto più. Tanto. Dai, tacchete. Saccagnato. Dicevamo. Non ho ancora ben presente il perché. Oh, scudo di ferro nero. Non lo userò. E spadone pesante della nebbia. Lo scudo mi sa che ci può dare qualche informazione. Ah, scudo in ferro nero è stato al terrificante nome di Sorg, l'ammazza cavaliere. Il ferro nero offre eccellente protezione, in particolare contro il fuoco. Mentre lo spadone ci può dire. Questo contorto spadone più pesante della classe assomiglia a una lastra nera. Dice che in passato sia appartenuto a un traditore, ma il suo peso lo rese inutilizzabile. Ora non è altro che una reliquia dimenticata. La reliquia, vi devo spiegare tutto. Mi dicevo, Raime. Dark Souls 2 è stato cacciato e si è messo a vagare per le terre. È arrivato alla Torre Nebbiosa dove ha trovato la figlia del vecchio Re di Ferro, Nadalia. Nadalia che era già divisa in 12 parti, 12 anime. Cioè la sua anima è stata divisa in 12 frammenti. Che lei le ha promesso il potere. Questa cosa me la ricordo. Ah sì, me la ricordo, me la ricordo. Cavolo, sarà un po' lunghetto questo qua, eh. Che le aveva promesso il potere. Per il potere che cercava, perché voleva diventare più forte. Lui, Raime, aveva il potere di distruggere Nadalia, che era quasi. Ma la Madonna, sto episodio cos'è? Morti su morti. Io faccio una run e via, non li affronto più, sti qua. Non perché sono forti, ma perché ci perdo troppo tempo. Spero che non mi segui, no? No, non mi hai voglia che mi seguino, sti qua. Mi sono dimenticato per l'ennesima volta. Ah, già Raime aveva il potere di distruggere Nadalia per sempre, che era una forma di caos, anche lei. Ma ha accettato il potere. E quindi gli ha dato lo spadone della nebbia, che lui prima usava una spada dritta. Mi segue, che cavolo! Usava una spada. E perché non va a effetto su di lui la maledizione? Maledetto! E come faccio a farlo fuoco? Ho un'idea, un'idea. Poco ortodossa, però un'idea.
Non così. Dicevo. Che... Ah, grazie. Però gliene date, eh. Potentissimo. No, non bestabarlo. Grazie. Che cosa stavo dicendo? Ah, giusto, e quindi girava con uno scudo grande e una spada dritta. Però dopo lui utilizzava una spada dritta e lo spadone della nebbia. Questo potere però lo ha corrotto, suona meglio. Ed è diventato uno zombie, attaccava tutto quello che capitava. Stessa cosa è successa quasi a Velstad. Che maledetto il tuo equilibrio. Che sì, infatti è scappato con il re alla cripta dei non morti. Però rimanendo con tutto quel tempo rimanendo nella cripta dei non morti, che lui era un chierico soprattutto. Rimanendo tutto quel tempo nella cripta dei non morti, ha subito la maledizione e quindi è diventato più oscuro, ha subito moltissima oscurità ed è diventato anche lui quasi uno zombie. Brutta storia. Mentre riguarda Tsorig, non lo so, ma mi sembra che Tarkus fosse un non morto o un cavaliere. In caso fosse un cavaliere, potrebbe essere un discendente, perché non mi sembra che Tarkus fosse un cavaliere tranquillo, anche lui mi sembra che fosse un po' bestiale. Non ho giocato l'uno, ma qualcosina di Tarkus lo so. Infatti potrebbe essere un discendente diretto di Tarkus. Arco da cavalcadraghi, vi faccio dopo la lore. E potrebbe vagare, infatti dice il suo anello, diceva infatti che ha combattuto il signore di una terra e le ha strappate dalle sue mani, infatti così è successo. Potrebbe aver vagato anche lui alla Torre Nebbiosa e aver ucciso Raime e prendere lo spadone della nebbia, oppure aver trovato lo spadone della nebbia lì con Raime già morto da tempo. Ma avrei qualche dubbio. Ah, mi sta puntando? O no? O sembra... Quanto è bella da qua? Oh cazzo. No. Mi ricordate, mai osservare i particolari. Vi sparano. Ah ok, qua possiamo stare tranquilli. Mentre l'arco da cavalca draghi, non c'è nessuno scheletro alle spalle, vero? No, nessuno. Arco da cavalca draghi. Arco lungo di cavalca draghi, seguito di Red Desiderio. E qui abbiamo capito chi è. I cavalcadraghi erano la guardia reale del re e dovevano possedere una forza immensa per poter tenere la coda di quest'arco. Chi ci riesce però ottiene effetti devastanti. Beh, 19 di forza. Questo qua ce ne vuole... Beh, in effetti non è... Beh, ce ne vuole di forza relativamente. Ce ne vuole. E sbam, sbam, qua mi sembra di stare su Battlefield 1. Con tutte queste esplosioni qua. Ci mancano solo i tank. E le baionette, beh, le baionette, qua c'è gli spadoni che li puoi attaccare le balestre come e basta con sta Formula 1 però, questi non sono in grado di formulare una lore perché sono delle ruote e trovatemela voi una lore sulle ruote, sono MotoGP Valentino, no neanche MotoGP, ah sì, MotoGP ce lo fa, oddio, tutti un cavolo. Girateli in tondo così non possono... dimmi che è quello che penso. Yeah! Ce l'abbiamo. Io uccido tutti con quello scudo lì. Voglio sapere... No, mi sa che lo vedete... O lo sapete già oppure... 30 di forza. Minchia. Vediamo un po'. Un'enorme ruota di legno coperta di punte e fuso con un bizzarro scheletro. Può essere utilizzata come scudo nonostante i buchi, le sue qualità vengono rivelate tramite la sua abilità. Mi sembra... Posso vedere l'abilità, scusa? Fa girare vortici solamente la ruota facendo a pezzi nemici con le sue punte. Non lo uso perché è talmente ignorante che basta. Ispezione. Che è sempre meglio, in caso non fosse partita, sempre meglio ripartire da qui che proprio no. E proprio dimenticarselo e buttare un altro episodio. E buttare a schifo un altro episodio. E tu... Ah, sei andato. Bene. Niente. Vedo un sacco di morti, no? Spadaccini di Karthus? Allora si sono spinti fin qua giù. Sì, gli spadaccini di Karthus sono...
A quanto sembra, così mi ricordo io, erano i guerrieri di Volnir. Madonna, ma è proprio sanguinamento, fammi. Erano i guerrieri di Volnir. Beh, se ne sono spinti, dato che un conquistatore ha tentato almeno in parte di conquistare il Lago Ardente, ma a quanto vedo senza successo. Che bella che è da qui! Cioè, è una roba da brutte persone spararmi quegli scogli, però vista da vicino è davvero bella. E ci fu. No, no. Ah, per fortuna che hanno fissato Servo delle Quiri. Fissato è detto proprio da nerd. Sistemato è più da ok. Neanche sti pugnaletti, però. Perché io non ne posso spiare? Sì, dopo DLC sì, ma prima perché non ne potevo? Fortuna che hanno sistemato meno leggermente, ma proprio leggermente la roba dell'equilibrio. Nel senso che se stai. Urrà per leva. Oh, è la fine di tutto. La fine di questa era di incubi. Spegniamo questa macchina infernale. Oh, sentite che silenzio? Ora non ci sono più scogli che ci arrivano in faccia. Se solo avessi gigante. Mi sembra che facciano da guardia. Che facevano da guardia. Non penso che. Non lo so. Può darsi che usando la balestra non c'era più bisogno dei giganti. E quindi li hanno voluti distruggere? Uccidere? Non lo so. Beh, probabile. Uno ha scritto oggetto più avanti, ma che ti venga. Guarda. Ti auguro tutti con gli onichiri rubadaci col sanguinamento in PvP, maledetto. Se questo è proprio augurare la morte, ma in una maniera cattiva. Se giocate il PvP, capite, se non lo giocate, mi dispiace. Io in quella zona non ci andrei. Non ci. No, 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 no. Zero Estus vuol dire non ci vado. Forse? Se c'è qualche oggetto, magari. Boh. Qua non c'è niente. Oh, che cavolo, cos'è sta roba? Ma quando è successo questo? Io non ricordo tutto qui. Non lo ricordo assolutamente. Io direi di lasciare andare. Non penso ci sia roba importantissima, almeno io non ricordo assolutamente. Roba. Qua è vuoto. Bravo. L'unico problema è. Se moriamo ci torniamo, non è facile. Uno, due, e adesso. Ah, ho capito dove siamo finiti. Ciao! Ho capito dove siamo finiti. Non creare un sole tuo. Se io lo chiamo, non creare un sole tuo. Non colpirmi. Bravo! Così si fa. Non colpire la gente. Pacifist. Questo non è morto. E io pensavo di averla tirata forte. Ok, gliel'ho tirata forte. Ora invece no. Mi dispiace, ma non combatteremo il boss. O almeno non ancora. Ah, lì c'è qualcosa di importante. Colpiscimi. L'ha fatto veramente. Ma tutta la vita mi togli. Quanto è forte. Devo smetterla di buttare in roba. Veramente. Sto facendo troppo l'arrogante, sto perdendo tutto. Dove sono le anime? Cioè, sparite? Forse dove. No, veramente, dove sono finite le anime? Ah, mi sembra di aver capito. Sono qua sopra? Spero. Ah, eccole qua. Perché ero caduto giù io. Però potevano sistemare un pochino qua. Non si capisce niente. Ok, noi adesso andiamo per pre. E che no! Ci metteremo un po' per farlo fuori. Ve lo dico già adesso. Dai! Oh, nulla! Nulla! Nulla ancora per molto. Mi dice che gli abbiamo tolto parecchia vita così. Voi fatelo a casa se volete, tanto non è rischioso. O almeno. È morto! Sì che è morto! Crolla davanti. Ok, che mi è crollato dietro, ma. Fulmine a punta, scheggia addosso di non morto. Perfetto, non poteva andare meglio.
Oh, ora dico, non abbiamo consumato nemmeno Estus, però solo danni da caduta abbiamo fatto. O forse sì, abbiamo fatto. No, non mi ricordo. Non mi ricordo assolutamente. Qui c'è Cuculus della Grande Paludi, ma un nome un po' più. Cioè, non dico migliore, ma meno comico. Non so dirvi sì o no, perché se lo evocate dopo, dove tornate da dove trovate Cornix, se vi dà una frusta, ma una frusta a me non serve, quindi siamo zuppi di veramente. Oh, siamo zuppi! Siamo quasi. Siamo rossicci! Vabbè. Adesso combatteremo lui. Lui. Ho detto lui! Bravo. Per chi volesse saperlo, questa qua è la sesta volta che ci riprovo. Sesta, e mi sono già stancato di ripetere le cose. Già, volevo farvi una. Ho detto una roba di lore. Però, tanto vale che io sto attacco ormai, me lo sogno la notte. Perché non ho trovato un modo per schivarlo. Ma, vabbè, questo qui è ancora. Questo qui è ancora un cavolo mi prende. Qui prende, sì, qua mi prende. Un brusvilliccio del cavolo. Oh, mi manca. Però. E allora sì che siete brutta gente a farsi attacchi qua. Allora dimmi direttamente. Attento a metterti un'armatura potentissima perché. Qua ti prende che tanto ti. No, c'è senso. Mettiti un'armatura che tanto ti prende. Dicevo, prima di. Ah. Prima di. No, questa l'ha fatta in ritardo. Questa l'ho schivata sempre allo stesso modo. Non lo sto contestando. Ah, oh, l'ho schivata! L'ho schivata, ho schivato quell'attacco. Se avete visto dove dovevo essere per schivarla? Quando ci arriva. Oh, ma maledetti voi! Ho detto anche maledetti se non mi sono accorto. C'è il vecchio re demone. È l'ultima testimonianza del caos. O almeno quello che ne resta del caos. Infatti, vedete, qui intorno ci sono una marea di cadaveri di demoni. Sembra che, come me sapete, Dark Souls 3 è ambientato in un futuro dove Dark Souls 1 non esiste. Noi non siamo mai andati a. Sì, noi non abbiamo mai vincolato la fiamma. E quindi è passato tutto quel tempo. E noi. Sì, la fiamma deve ancora spegnersi. Quindi. E la. Tralala. Tutto è passato. E sì, mi sembra che i Cavalieri Neri abbiano fatto proprio un bel lavoro qua. Hanno distrutto il caos, però non totalmente. Infatti, vedete che l'ultimo, quell'ultimo cavaliere nero lì era una roba disperata. Il vecchio re demone, quello, eh sì, vabbè, l'elemento più importante dei demoni non è ancora stato distrutto. Noi lo distruggiamo perché. Perché dobbiamo distruggerlo? Ah, perché è un boss, giusto, perché è un boss. E quindi dobbiamo distruggerlo. Non siamo cavalieri neri, non siamo affiliati, non siamo niente. Però cavolo, siamo fatto una strage qua. Difatti, questa qui è un'arma. Non so se. Magari, dato che lui è un demone, quest'arma dei cavalieri neri, fatta apposta per distruggere i demoni, faccia più danno. Ma. No, non lo so, questa qua ho fatto io un po' il pirla, eh. Potevo schivarla, ma ho detto. Sì, l'ho schivata a caso. Ah, ok. Aveva il martello alto, ho detto. Non colpirmi, please. Non l'ha fatto. Come avevo già detto l'altra volta, questo attacco è un misto tra essere brutta gente perché non si può schivare ed essere terribilmente facile. Perché se tu sei lontano e giri in tondo, oppure corri così a caso, non ti becca. Non ti becca, proprio non ti becca. No, no, adesso l'attacco che vi dicevo fa un attacco finale. Eccolo, eccolo. Ah. Fa un attacco finale e smette di combattere. Perché sto ridendo? Non so, mi ha colpito appoggiando il bastone per terra. Bastone. Oh, anima del vecchio re demone. Braccia ripristinata. Non ho messo la braccia perché tanto. Morivo in due colpi con la braccia e morivo in due colpi senza braccia. Analizziamo subito l'anima. Sì, usala, eh. Il vecchio re demone ora è ridotto a un mucchio di cenere, ma è l'ultimo testimone vivente del caos di Isalith, come ho detto io. Oh, soddisfacenza. Il prossimo episodio andremo a finire le catacombe, che eravamo giusto giusto alla fine, però no, area nuova, quindi controlliamo prima l'area nuova.
Lo spadone mi piace, a meno che non ne trovo uno un po' più bello, un po' più forte, un po' più... Ma ne dubito perché questo qua è veramente una roba fortissima. Anche perché l'unico problema è che non ha un'abilità speciale, ha solo questo. Che però aumenta l'equilibrio. Dopo tutto, spero che il video vi sia piaciuto e continuerò a fare delle lore, anche se non... Visioni di schiena. Ah. E la gente pensa a questo piuttosto che al boss, vabbè. Ok, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguirci. Ciao a tutti. Facciamo bene le cose. Ciao a tutti.